Hi Warriors, what's up? My name is Asantivan e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay, questa volta su Life is Strange. È terribile, è veramente terribile, quel professore è veramente fuori di cranio e niente, siamo qui che dobbiamo visionare quella foto per tornare indietro nel tempo e vedere che diavolo possiamo fare per risolvere tutta la situazione, quindi salvare Chloe. Non provo a discolpare Nathan, ma comunque incolpare maggiormente il professore. Credo che ci sia un metodo per fare questa roba. Lui ovviamente non sa che noi abbiamo i poteri di Crono. Ok, la purezza impersonificata. Questa. Ok. Oh wow. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word. I'm back. Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. The portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Okay. Now, Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Daguerreotipo? The Daguerrean process. Oh. Well, that was easy, Max. Yep. Was it? Okay. Well, okay. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. Yep. Cioè, in realtà non ho parato. Tornando indietro nel tempo, ma... First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. No, no, ti sto guardando molto, molto, molto bene. Detto questo. I have to warn David about Jefferson and the dark room. David. Oh, David Madsen. Ok, cellulare. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. E dove cazzo prendo ora il numero di This diary literally saved my life. Dove diavolo lo prendo ora il numero di cerca, forse qui? Il numero di I should be able to track down David's number from the school found you. Oh, dove? David, oh, 555, dimmi che non me lo devo ricordare. Dimmi che non avvisa David. Once David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Signor Madsen sta cercando Rachel Amber. Mark Jefferson è colpevole. La sua camera oscura è sotto la fattoria dei Prescott. Sa dove si trova. È malato e pericoloso. Lo fermi. You wanted me to enter the contest, asshole. Ok. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson... You'll be going to prison. Yeah, baby. Quindi, The past within the past. Am I pushing myself too hard? Probabile. Molto probabile, quindi. It doesn't matter what happens to me. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Aww. Kate. Thanks. You always know the right thing to do. Ovviamente, soprattutto quando riesco a tornare indietro nel tempo. Questa cosa aiuta parecchio. Ma parecchio, parecchio. Scritta incisa.
Oh, Rachel. I'm sorry. Yep. Agenda? Oh, Victoria. We could have been friends. Il mio telefono è scarico e sono annoiata. Tempo di evadere nella poesia. Perché ho mollato la poesia per l'immagine? Perché faccio schifo. Ma Mark Jefferson spacca. Tutti qui lo amano, ma a lui sembra che gli interessi solo di Max C. Vorrei odiarla, ma lei se ne fregherebbe. L'invidia è un peccato, Vic. Datti una regolata. Oh, quindi... Oh! Ok, forse ho mal compreso Vittorio un pochetto. This fancy camera does not give you any extra talent, Victoria. Or excuses. Nope. You will not hurt Kate Marsh this time. Oh no, direi proprio di no. Direi proprio, proprio di no. Quindi posso tornare ancora più indietro? If only I could tell the whole class about Jefferson and watch him squirm. Sì, potresti farlo, ma ovviamente non sarebbe... Sì, ma non sarebbe esattamente ottimo. The 90s are over for you, asshole. Gli anni 90 sono finiti per tutti, ciccia. Siamo nel 2015. Credo che gli anni 90 siano andati. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. Dai la foto. Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? I can see you're kissing ass again. Nothing new. What did you just say? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? Oh, sì. Not until Victoria knows that hiding behind a screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Are you proud of yourself? If you have any feelings left, you should think about your actions. Boom! Listen, I didn't... Of course you did. You're so insecure, you can't even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay, I do not have to listen to this bullshit. Do I, Mr. Jefferson? Well, it looks like you already do, Victoria. Then, I guess I'm done talking. I sure hope so. I'm not going to say I didn't enjoy that, but... Why? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. See? It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot. Non so perché sta ridendo. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. E uccidendo gente, ovviamente. Innocent. Ma fa culo. Well, thanks for the photo. Maybe both of us will be jet-setting to San Francisco nope. this Friday. Nope. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. No. Because you're going to find out, Mr. Jefferson. Oh mio Dio! Non lo so perché sto ridendo, non lo so. Oh, why? Allora, wow, wait, queste foto vengono cancellate? Ma, oh! Ok, hanno trovato tutto? Oh! Abbiamo, è finito così? Wow! E abbiamo vinto! Oh mio Dio! What the fuck? Wow, siamo di nuovo besties! Che bello! E noi ce ne andiamo... Serio, è finita così? Wow! What? Seriously? Okay. You're okay, Max. No, 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 no. I'm on a plane. No, c'è qualcosa che non quadra. Oh. I hope I did everything right this time. Preside.
Yep. Insegnante locale arrestato. Good work, David. Ah. Cazzo, tu spacchi, Max! Sono così orgoglioso della mia superstar. Oh. You're alive. Oh, you're alive. Yes. Ma succederà qualcosa. Succederà sicuramente qualcosa perché non può finire in 25 minuti di video. Succederà qualcosa all'aereo, ne sono abbastanza convinta. Sei convinta. Sono diventata finalmente femminile. Ho abbracciato il mio lato femminile e come sono contenta. Beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Tavolo caldo a Two Moon, tra tutto il caos e l'ambiente, tutto il caos ambientato ad Arcadia Bay, tra cui nevicate fuori stagione e balene spiaggiate, alcuni residenti hanno detto di aver visto due lune piene la scorsa notte intorno alle 20. I testimoni dicono che le due lune erano visibili nel cielo notturno fino a che le nuvole non le hanno coperte subito dopo che sono apparse. Non è stato reso noto nessun video amatoriale, il che ha condotto i meteorologi a credere che sia frutto di una fervida immaginazione dopo il recente caos ambientale. Oh, secondo alcuni diritti, David Madsen, capo della sicurezza a Blackwell Academy, la polizia è scesa martedì in una strana camera sotterranea presumibilmente usata dal professor Mark Jefferson e dallo studente Nathan Prescott per drogare, rapire e fotografare giovani donne. Anche se non c'erano altri segni di violenza fisica o sessuale sulle vittime, la rivelazione ha scosso la tranquilla città di Arcadia Bay. Anche Sean Prescott, il più potente uomo d'affari della storia, è sotto indagine come proprietario del fenile dove era situata la tecnologica camera oscura. Li abbiamo fottuti tutti! Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. No! Dog Man! We used to play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Nobody calls it. Oh, Dog Man! Ok. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Aww. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Mmm. Che non so perché non è un buon segno. I have to admit, I love being called an artist. Eroi di tutti i giorni, mostra di ricevimento artistico galleria Zeitgeist. Oh. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. Okay. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco, with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Oh, do you have to call you? Anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Beh, potresti ingrassare un po' di più, in questo modo non sarebbero i sedili a diventare più piccoli. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Nah, nah. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Nah. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience. Sempre meglio di un pazzo psicopatico, direi. We're not even there. Molto meglio di un pazzo psicopatico, direi. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just... Oh, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Oh, what? Ci sono dei salti temporali, quindi? Oh! Cioè, non ho capito se lei si ricorda di questi salti temporali, oppure... Oh mio Dio, quelle
robette sciccosine. Mai sopportati quei piccoli tipo aperitivini con l'olivetta e il cosino, la bruschettina con il caviale. San Francisco è so cool. And this gallery is huge. E la tua cravatta è orrenda. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. Cheeseburger e patatine. Cheeseburger e patatine. Do as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm going to eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Okay, grazie. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Direi proprio, wow. Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. Yeah. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Però non sono ancora molto convinto. Cioè, allora, da quello che ha detto, ovvero che San Francisco è fantastica e questa galleria è bellissima, mi fa capire che quel salto temporale che noi abbiamo vissuto tra lei e la galleria, lei lo ha comunque vissuto tutto. Però questa cosa mi fa un attimino riflettere, perché non vorrei tipo che ora finisse in coma, perché il mio cervello non può più reggere questa situazione. Smile and don't say anything stupid. Potrebbe sempre succedere, cara. Ma comunque, termino qui questo video un po' e credo che siamo forse quasi arrivati verso la fine di questa serie, perché hanno arrestato sia il professore che Nathan. I Prescott stanno sull'orlo del fallimento. Noi siamo diventati gli eroi di tutti del giorno al Arcadia Bay e siamo a San Francisco in una galleria importantissima con degli sciccosi bastardi che mangiano tartine al caviale, Dio santissimo che schifo, e tutto sta andando per il meglio, il che mi fa presupporre che nulla andrà per il meglio, perché in questi giochi niente va per il meglio, mai. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel qual caso ricordate di mettere un bel mi piace, condividere questo video con i vostri amici, e in caso se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per nuovi ed entusiasmantissimi video. Noi ci vediamo al prossimo video, sapevo vostro. Max 91. Ciao a tutti, bro. Oh, yeah!